CES 2020, una delle cose più particolari che abbiamo sicuramente visto in questi primissimi giorni di fiera, praticamente la fiera è aperta oggi al Convention Center, gli altri giorni ci sono state le conferenze negli altri hotel. Ecco, ve la faccio vedere subito, è il drone che Hyundai ha progettato e costruito per rispondere alle specifiche di Uber Elevate, il servizio che vuole diventare il ride sharing, appunto il trasporto condiviso per aria, trasportando i passeggeri non più sulle auto ma sui droni. Stiamo parlando di un drone che è veramente grosso, praticamente è molto più grosso di un elicottero con tutta l'apertura alare. Ha 8 rotori, propulsione totalmente elettrica, pensato appunto con più rotori per essere più silenzioso di un elicottero con un grosso rotore centrale, e anche per evitare, appunto, per avere una ridondanza sulla propulsione per questioni di sicurezza. Totalmente elettrico, autonomia di circa 100 km, quindi comunque può trasportare persone non solo all'interno dei confini delle città ma anche all'esterno. Quota di crociera compresa tra i 300 e i 600 metri. Velocità di crociera nominale di 240 km orari, velocità massima 290 km orari. Sotto 55 decibel di rumorosità, pesa 3 tonnellate e 125 kg. Ha un'apertura alare di 15 metri e le eliche sono grandi, hanno appunto una lunghezza di 3,2 metri. Al momento è pensato per essere pilotato da un pilota e portare 4 passeggeri, ma in futuro il progetto verso cui si va è quello della guida completamente autonoma del mezzo, che appunto poi diventerà un mezzo volante, un PAV, Personal Air Vehicle, del trasporto condiviso.